aggiungeranno quando vogliamo. Allora, che cosa io faccio una breve introduzione e poi scendiamo nel dettaglio. Che cosa dobbiamo fare oggi? Vi vogliamo presentare il metodo che abbiamo predisposto per quanto riguarda le strategie di comunità, in maniera tale che possiamo in qualche modo poi condividerlo, insomma, rifletterci sopra. E poi facciamo un consuntivo su quelle che sono state i problemi, le potenzialità, le nostre considerazioni sulla prima mappa di comunità, quindi sul primo laboratorio, e vi diamo un po' di informazioni anche rispetto agli altri che stanno facendo, come stiamo andando in questo momento a livello nazionale. E poi ci individuiamo, dopo questa presentazione che adesso farà Raniero, ci individuiamo alcuni punti di possibile miglioramento, di approfondimento, di attenzione nostra. E poi passiamo alla presentazione delle strategie. Io direi che tutto questo dura entro le 6, insomma, alle 18 abbiamo finito questa chiacchierata. E poi vi ricordate che ce n'abbiamo un'altra da fare tra un po', insomma, prima o in corso, adesso vediamo, dell'attivazione del momento del secondo laboratorio. Quindi per convenzione, quando parliamo di primo laboratorio, parliamo di mappa di comunità, primo e secondo incontro. Quando parliamo di secondo laboratorio, parliamo di strategie, primo e secondo incontro. Rani, ci vuoi raccontare qualche cosa di bello? Racconto qualcosa. Va bene. Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Allora, qualche considerazione insomma su questi primi incontri che si sono tenuti. Come ricordava correttamente Adriano, ovviamente afferiscono alle mappe di comunità. In realtà non abbiamo ancora concluso tutto il percorso, quindi insomma dal mio sarà un breve intervento di carattere un pochino più analitico rispetto all'andamento dei lavori sin qui svolti. E abbiamo incontrato complessivamente 15 delle realtà diciamo, regionali o più correttamente locali afferenti alle singole regioni che erano previste. Sono stati realizzati laboratori in presenza, una prima segnalazione in alcuni casi e in particolar modo relativamente a realtà che interessano città di grandi dimensioni. Abbiamo replicato l'appuntamento, il primo appuntamento non è stato particolarmente fruito dalla cittadinanza, probabilmente perché, ma questo insomma era un dato abbastanza noto. Ovviamente nelle grandi piazze le attività sono numerose, diffuse, per cui insomma è un pochino più complesso intercettare naturalmente la disponibilità del singolo cittadino, anche se questo era uno degli obiettivi che in molti si sono posti. Però c'è stata la capacità appunto di organizzare un secondo, ulteriore appuntamento che in qualche misura ha consentito di raggiungere poi un'utenza più ampia e quindi di consentire un miglioramento degli esiti del laboratorio in senso stretto. Quindi questa è una prima considerazione che ci ha visto invece nelle realtà legate alle aree interne, piccoli comuni, frazioni di comuni, non poi così piccoli, ma comunque sia frazioni, invece raggiungere più facilmente, se è legittimo, lo dico con grande rispetto dell'impegno e del lavoro che è stato speso ovviamente a livello locale, per coinvolgere i cittadini, grazie anche all'attivazione delle relazioni dirette con soggetti già attivi sul territorio, quindi piccole, grandi associazioni locali, comitati, insomma, tutte quelle realtà che possono facilitare in qualche modo, appunto, l'attivazione di loro aderenti, ancorché, naturalmente, rappresentanti, anche istituzionali delle stesse realtà. Quindi questa è una prima considerazione. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao Rocco Alessandro Epifanio. Detto per gli amici Alessandro, o Correggo, Rocco. correggo, ora correggo tutto, dai. E quindi in molte realtà appunto è andata molto bene, tra quelle oggi presenti sicuramente insomma c'è stato un grande impegno da parte degli amici calabresi che insomma ad Agri hanno coinvolto voi anche per
l'impossibilità di dire no a Mariangela, che li ha in qualche modo diciamo chiamati all'appello e quindi ovviamente traghettati all'appuntamento. Insomma, una bella partecipazione e comunque ecco, forse un dato che ci piace sottolineare, che comunque sia anche laddove la partecipazione è stata quantitativamente inferiore, quindi con numeri più bassi, dal punto di vista qualitativo è sempre piuttosto alta. Questo è un altro aspetto che ci piace sottolineare, abbiamo la sensazione, perlomeno questa è una testimonianza che porto anche direttamente, che la possibilità di lasciare parola ai cittadini risponda a un'attesa molto alta di essere ascoltati e quindi nel momento in cui questo viene messo in pratica di solito c'è una rispondenza interessante. Certo è che se le persone che intervengono hanno un'esperienza importante, puntuale rispetto a quelle che sono le caratteristiche del territorio, questo contributo è più produttivo, non stava sandiera, come si potrebbe aggiungere. Quindi certo ci sono alcune piazze che hanno visto un'adesione di persone che hanno portato una ricchezza di contributi più alta, però complessivamente insomma molto interessante. Noi, come dice spesso anche Adriano, siamo molto soddisfatti insomma del lavoro che è stato svolto sin qui e che naturalmente poi ci crea le condizioni anche per il proseguio di cui oggi andiamo un pochino meglio ad indagare e parlare. Una sottolineatura, poi insomma, non aggiungerei molto altro, non ruberei altro tempo, sullo svolgimento dei lavori. Allora, ci sono due aspetti che ci piace sottolineare, perché questo ci ricordiamo che naturalmente è comunque anche un percorso di formazione per voi, quindi per gli attivatori civici. Ci sono due elementi che sicuramente possono crescere, possono diciamo avere degli spazi di intervento. Per quanto attiene la fase proprio di laboratoriale, e quindi durante i lavori una maggior condivisione di eventuali appunti che ognuno di noi può prendere, quindi l'invito insomma anche nel prossimo futuro è sicuramente quello comunque di essere più prodighi da questo punto di vista, quindi raccogliere più testimonianze anche individuali, perché per fare una dotta citazione la somma che fa il totale, quindi nel momento in cui abbiamo tanti stimoli diversi sicuramente riusciamo a comporre un quadro più completo. Questa è una prima considerazione, che in questa prima fase di lavoro, ma probabilmente in modo fisiologico rispetto al percorso che appunto è stato avviato, che comunque sia è piuttosto complesso e ambizioso, e dall'altra nella gestione della moderazione. Io ricordo a tutti noi, lo citavo prima, insomma sicuramente il dato privilegiato è quello comunque sia della disponibilità all'ascolto, che è appunto un'attesa molto alta da parte di chi partecipa ai laboratori, per cui noi dobbiamo cercare quanto più possibile di facilitare questo dialogo, di fare un passo indietro rispetto a quello che spontaneamente verrebbe da fare, ossia commentare, precisare. È umano come dire, ed è anche testimonianza di un grande desiderio di essere attivi, insomma, di un sintomo di motivazione molto alta. Però al tempo stesso, e qui chiudo, ricordiamoci che noi mediamente lavoriamo su un range di circa 2 ore. In 2 ore affrontiamo tanti temi potenziali, nel momento in cui le persone sono già più di 10, diciamo qui, intorno alle 15 se non di più, ovviamente poter consentire a tutti di esprimersi diventa complesso se noi ovviamente poi utilizziamo quel tempo per naturalmente aumentare in qualche modo la riflessione, che è una fase magari che possiamo comunque anche affrontare successivamente e che possiamo traslare. Alessandro, ti posso chiedere cortesemente di chiudere il microfono? Grazie mille. E, diciamo che potremo
aumentare grazie appunto a contributi iscritti. Però lì insomma, è una fase che dobbiamo portare all'atere, perché altrimenti rischiamo in qualche modo di fare una tavola rotonda e non un laboratorio. Insomma, sono dinamiche un pochino diverse. Questo lo sottolineo perché i lavori sono andati complessivamente sempre molto bene, però è un elemento che ci dobbiamo porre in attenzione ovviamente per migliorare poi il lavoro che andremo a svolgere nel prossimo futuro, che è tutt'altro che poco. E su questo segnale, diciamo, di entusiasmo, ma anche di legittima preoccupazione sulla costruzione dei prossimi mesi, lascerei la parola ad Adriano. Mi collego a quello che l'ultima cosa che diceva Raniero, perché voi tutti sapete che stiamo facendo, come diceva Raniero, un percorso di crescita, quindi noi siamo non vogliamo che sia un percorso selettivo. Per cui abbiamo fatto delle operazioni che si basano su un minimo comune denominatore degli attivatori. Per cui ci saranno delle persone che sono più formate, che queste cose le hanno già fatte, le sanno fare, ed altre che invece l'approcciano per la prima volta. Noi abbiamo messo in maniera tale che da non, diciamo, privilegiare coloro i quali sono già capaci di fare queste cose, e quindi li stiamo tenendo, insomma, per capirsi, e dall'altra parte stiamo cercando di fornire gli strumenti a coloro i quali approcciano per la prima volta queste modalità, e per cui partiamo con delle cose, come avete visto sul primo laboratorio, piuttosto semplici. Ovviamente, andando avanti in questo percorso, le cose piano piano diventano sempre un po' più complicate. Nel lavoro che noi stiamo facendo, c'è questa richiesta che vi facciamo di mandarci i vostri appunti. Perché questo? Perché ci siamo resi conto che nel momento della restituzione parecchie cose saltano, nel senso che nel secondo incontro emergono e si approfondiscono delle cose, alcune delle quali sono effettivamente nuove, altre invece che sono state diciamo, affrontate, ma che non si sono poi concentrate in quelle frasi sui tabelloni. Per cui per noi avere una vostra restituzione, anche per punti in cui segnalate anche solo le più interessanti, le cose su cui avete ragionato di più, su quelle che sono emerse in ambito laboratoriale, che vi hanno in qualche maniera suscitato interesse, per noi vuol dire articolare meglio il ragionamento della restituzione, mettendo più voci, visto che voi lo potete fare a tutto campo, in quanto siete attivatori, quindi siete i destinatari primi di questo percorso che stiamo facendo. Un'altra cosa che ci siamo inventati anche per seguire questo aumento della complessità è la possibilità e l'invito di fare quando volete, quando vi pare, quindi senza una scadenza, delle foto del territorio su cui state, anche fatto con lo smartphone, robe semplici, sulle quali però individuate problemi e risorse secondo la vostra interpretazione delle cose. E poi ce le mandate commentate, ce le potete mandare WhatsApp, Facebook, con dei piccoli commenti vostri di questa roba. Questo qui, anche in questo caso, non è obbligatorio, perché abbiamo deciso, insomma, di avere questo livello bassino, però se ci avete possibilità e modo, questo noi lo potremmo portare all'interno del prodotto che stiamo costruendo, quindi arricchendo il prodotto attraverso anche i vostri ragionamenti, le vostre segnalazioni. Quindi, risorse, problematiche e potenzialità, foto, girate, tanto state lì, girate, vi viene un giorno che ci volete prendere un po' d'aria, adesso è un po' caldo, non so, quando, la sera, andate in giro, fate due foto e ci mettete sopra il vostro commento, la vostra riflessione. Questa è roba, tutta roba che ci serve per arricchire questo coso. E poi gli appunti degli incontri. Se ce li rimettete in Word, se li avete già, perché molti di voi l'hanno già preso, insomma, per punti, semplicissimamente, senza anche 5-6 punti per ciascuno, non è che deve essere il temino fatto per bene, se ce ne avete di più meglio, li firmiate e noi li pigliamo e li infiliamo all'interno del prodotto del corpo. Allora, noi tra di voi abbiamo fatto praticamente il secondo incontro del primo laboratorio già con Acri, perché si con giù in Calabria. Poi l'abbiamo fatto a Perugia, se non sbaglio,
mentre né Trento né Cagliari abbiamo ragionato. Per cui adesso io vi faccio fare un passaggio avanti, però con un po' di sforzo di fantasia, perché la restituzione nel secondo incontro è parte del percorso che in questo momento voi non abbiamo fatto tutte la stessa maniera, due l'hanno fatta e due no. E quindi pregherei, stiamo parlando adesso di strategie. Ah, un'altra cosetta importantissima. Dato che noi ci vediamo poco, noi ci vorremmo vedere di più, perché ci fa piacere stare con voi, ci fa piacere parlare, insomma. Però effettivamente non ci vediamo con tanta frequenza e noi non riusciamo ad aumentare la frequenza, perché siete 20 gruppi e per cui per noi ogni volta, come voi ben sapete, dobbiamo ripetere. Tant'è che noi da qui a la seconda settimana di agosto, la prima settimana di agosto e poi dalla prima di settembre in poi ci abbiamo tutti, ogni settimana, tre incontri dalle 18:45 in poi. Sottolineerei infatti che è loro che non vediamo di frequente, tra di noi ci vediamo spesso. Sì, tra noi ci vediamo anche troppo, ma sai, questo è un altro discorso. Questo non toglie che potremmo, a noi ci farebbe molto piacere se volessimo insieme approfondire anche le tematiche che stiamo affrontando, quindi anche l'interpretazione dei dati. Anche in questo caso non è una questione obbligatoria, nel senso non è il minimo che stiamo cercando, ma se qualcuno di voi è interessato e vi fa piacere discutere con noi un po' di più, parlare un po' di più con noi, ci aggreghiamo a livello di sezione. E però l'unica cosa che vi chiediamo è che questi incontri non li possiamo fare pomeriggio tardi, perché non ce l'abbiamo più i pomeriggi tardi, perché se da qui fino a dicembre noi ci avremo tutti i giorni, tutte le settimane, due o tre incontri alle 18:45, quindi non ce la facciamo a fare. Però se a livello proprio di territorio, di laboratorio, avete interesse o piacere a partecipare a delle fasi più, elaborative che noi facciamo come gruppo di lavoro, o a inventarsi altre cose, aggiungere idee e parlare con noi, questo a noi ci farebbe molto piacere. L'unica cosa è questa storia di chiederlo e però avere la disponibilità di vederci quando vi pare, anche alle 7:30 di mattina, per un'oretta, non c'è problema per noi, o perlomeno non per tutti noi c'è problema, per alcuni sì, ma a pranzo, quando vi pare. L'importante è che non ci acchiappate la sera, perché noi la sera non andavamo più. Ecco, adesso poi comincia il secondo incontro, cioè abbiamo ancora 5 laboratori del primo incontro che dobbiamo concludere, perché sono quelli in cui non c'erano, ci abbiamo avuto dei problemi, abbiamo risolto, adesso anche Antonio ci sta dando una mano perché alcune cose le recuperiamo, quindi c'è una grandissima sovrapposizione tra il secondo laboratorio e il primo laboratorio, e nel secondo laboratorio incominceremo il primo, ma già quando non finiremo il primo per avere il secondo incontro, perché sennò noi a dicembre, a novembre, quando non ce la facciamo ad arrivare. Quindi esattamente come ha segnalato Sara, ha mimato Sara. Okay. Però chi vuole, in gruppetti, no, insomma, non ci sono problemi, a noi ci fa molto piacere. Anzi, è proprio il nostro obiettivo, è quello di consolidare i rapporti tra noi e voi. Adriano, sottolineare come l'altra volta, sottolineare un aspetto, perché ovviamente sono tante le informazioni che mettiamo sul piatto e ovviamente per noi magari sono, in quanto le generiamo in larga parte, ovviamente sono chiare. Quello di cui sta parlando Adriano è un'opportunità altra e ulteriore, eventuale, laddove c'è la volontà di affrontare magari delle fasi, di costruzione del percorso, che non siano quelle già previste, ma dove voi abbiate voglia comunque di approfondire alcuni aspetti, in cui cerchiamo di trovare un momento di sintesi per incontrarci e approfondire, giusto appunto. Non è un obbligo, nel senso, questo lo sottolineiamo, perché non stiamo parlando di qualcosa che è inerente al percorso, già definito del progetto, per cui sono scadenze a cui dobbiamo rispondere, ma è un plusvalore che stiamo mettendo in gioco, e quindi naturalmente per chi fosse eventualmente interessato / disponibile, perché siamo sicuri che siete tutti interessati, poi la disponibilità è un'altra dimensione astratta, complessa da definire talvolta. Scusa Adriano, ma No, hai fatto benissimo a specificare. Questo è nato dalla questione che dall'occasione che alcuni di voi hanno già chiesto
una forma di partecipazione superiore in alcuni laboratori e sul fatto che molti dei temi che sono stati esposti all'interno dei laboratori erano, suscitavano un tale interesse da richiedere un approfondimento. Quindi scegliete voi, insomma, potete chiamarci, telefonare, mandate un messaggino, una cosa qualunque, noi cominciamo a ragionare. Ovviamente se sono 5-6 persone così non c'è problema, se incominciano a essere di più bisogna un po' aggregarsi, insomma, fare dei gruppetti in maniera tale che possiamo affrontare questo tema tutti insieme. Molto bene, a questo punto io pregherei Alessandra di farci vedere quello che è l'impostazione delle strategie. Ok, allora. Noi, per coloro i quali non lo sanno, insomma, i due gruppi che con cui non abbiamo fatto la restituzione, noi stiamo lavorando come se facessimo un documento unico. Un documento unico che parte dal primo laboratorio, quindi la mappa di comunità, va nel secondo laboratorio, quindi le strategie, va nel terzo laboratorio, ovvero sia il piano di resilienza. Quindi noi stiamo impostando una cosa anche graficamente, in cui si vede che c'è questo percorso che è finalizzato, come abbiamo detto, ad aumentare la capacità delle comunità di resistere a eventi che in qualche maniera possono portare danni o modificazione al loro assetto. Tra questi eventi sicuramente possiamo citare la pandemia, che è l'ultima cosa che ci ha triturato, ma anche, per esempio, i mutamenti climatici che ci stanno triturando anche adesso, e per cui questo vuol dire che le comunità, noi riteniamo che le comunità possono mettere in atto delle soluzioni a livello locale che partecipano al cambiamento di condizioni che non necessariamente sono locali. Per questo il rafforzamento delle comunità. Come si rafforzano le comunità? Lo stiamo vedendo insieme. Insomma, piano piano andiamo avanti, lo sceglieremo di volta in volta, ma si passa da rafforzamento in tipo di coordinamento tra i diversi soggetti che lavorano sul territorio, di maggiore relazione con le amministrazioni, di messa in atto di servizi che mancano in auto-organizzazione di comunità. Immaginatevi la risposta che è stata data al Covid, per gran parte è stata una risposta di volontariato, non tutta ovviamente, ma una bella fetta che è stata fatta anche dal volontariato, sia gli infermieri, sia gente che portava da mangiare ad altre persone, insomma, di servizi. Quindi evidentemente le comunità hanno una grande capacità anche di auto-organizzazione. Questo modello può essere applicato anche ai mutamenti climatici e sicuramente non possiamo far peggio di quanto stanno facendo i governi, che si sono uniti per 29 anni di seguito nelle COP e non sono riusciti non a invertire i mutamenti climatici, ma neanche a ridurre le emissioni, che è un fatto che potrebbe essere immediato, la riduzione delle emissioni. Quindi, di fatto, rafforzare le comunità al loro interno vuol dire anche stimolare una politica differente da parte dei soggetti preposti alle scelte. Questa è l'impostazione che noi stiamo dando e quindi adesso andiamo a parlare di quelle che sono le strategie di comunità. Vai. Allora, abbiamo detto che individuare le azioni che possono rafforzare le comunità nei confronti dei cambiamenti è quello che ho detto, tentato di dire adesso. Andiamo appresso, Ale. Ok. Quindi il primo laboratorio è stato le mappe di comunità. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato di problemi e risorse, quindi di problematiche e di potenzialità. Come sono stati percepite dagli abitanti. Nelle elenchi che voi ci avete dato, noi abbiamo incominciato a lavorarci sopra, nel senso che abbiamo fatto, per esempio, queste grafie in cui sono i problemi emersi. E qui a destra si vede una aggregazione dei problemi per tipologie. Ovviamente questa è una delle 15 pagine, 20 pagine, diciamo, che formano il capitolo anche di più saranno, 30 pagine che formano il capitolo del laboratorio afferente le mappe di comunità. Quindi gli altri non ve le facciamo vedere perché stiamo parlando del piano delle strategie, però noi abbiamo fatto questo ragionamento. Li riportiamo, quindi le riporteremo al prossimo incontro che facciamo a Cagliari e quello che facciamo, il secondo incontro che faremo a Trento, li riporteremo per farle verificare dal gruppo di lavoro. Per cui partiamo da questo. Scusa un attimo, fermate un attimo, perché sennò qui torna indietro. Ale, mi fai vedere quell'altro, così lo presentiamo rapidamente. Quello sulla restituzione, scusami. L'altro file, quella della restituzione. Perché mi scuso comunque Erika, me lo fai vedere te. Mi scuso con gli amici di Perugia e di Agri, ma così facciamo una cosa che anche gli altri. Alessandra, tu per caso ce l'hai a portata di mano questo qua?
La restituzione, scusa Adriano, che intendi? Quale è il... con cui entriamo il libretto, quello con cui entriamo... Con la dispaggia. Il dossier. Ah, oh, ok. Sì, 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 perfetto. Scusate, abbiate pazienza, ho cambiato idea in corso d'opera, sennò vi devo sempre citare altre cose che non avete visto. Le passiamo rapidamente, almeno le vediamo, cioè abbiamo una conoscenza comune. Scusate un attimo, mi è sparita la... Non c'è fretta. Se no ce l'ho qua Erika, se vuoi. Ok, esco un attimo io. Se riesco. Ah, ok, hai condiviso tu? Sì. Ok. No, perfetto. Allora, ecco qua, questo è quello che sto citando più volte, così lo vediamo tutti, mi scuso con chi l'ha già visto, lo faccio rapidamente. Questa è la storia di Staggia, mappe, strategie e piano di resilienza di comunità, tutto insieme. Questo è il primo che stiamo facendo, è Staggia, ma abbiamo fatto altri. Si presenta il gruppo di lavoro che siamo noi, una presentazione di Annalisa, il progetto, si spiega che cos'è il progetto, andiamo avanti. Il metodo che stiamo utilizzando, le strategie, le mappe di comunità, le strategie, il piano di resilienza, il processo, quindi come facciamo. Poi mettiamo, questi qui sono i materiali che vi abbiamo già fornito quando ci siamo incontrati in fotocopie, che cos'è un laboratorio, qui si racconta come è andato il laboratorio, al posto di questi qua tecnici informatici saranno le vostre foto, che sono più belle sicuramente, andiamo appresso. Dopodiché i partecipanti, qua spieghiamo chi sono i partecipanti, quindi in questo caso ci sono gli attivatori e tutti i partecipanti al laboratorio di Staggia, per ciascun laboratorio ci saranno i nomi delle persone che hanno partecipato. Poi facciamo un'analisi di quel questionario che voi avete riempito per capire sesso, età, media, il titolo di studio e poi le risposte che sono state date a delle domande e si analizza chi ha risposto sì e chi no e via discorrendo. Andiamo appresso. Estrapoliamo dalle frasi dette, dalle frasi scritte sul questionario, delle frasi che ci sono sembrate più interessanti, senza dire chi l'ha detta e le mettiamo all'interno di questa cosa per far capire chi in realtà ha partecipato, che sentimenti ci aveva, che sensazioni ci aveva i partecipanti all'iniziativa. Poi ci sono i temi trattati. I temi trattati sono appunto questi. Noi entriamo, ci sono degli intercalari con delle notizie, va bene, entriamo nelle mappe di comunità, entriamo, questo è già la finale per capirsi, anzi no, entriamo così con una lavagna, ci sono scritti sopra quello che è la lavagna che è del laboratorio, quindi è quello che c'è scritto che è emerso all'interno del laboratorio. Poi noi l'abbiamo riportato, scusa, avanti, abbiamo individuato delle cose, delle particolarità, nel senso o delle necessità di approfondimento o delle criticità non emerse. Le criticità non emerse le abbiamo evidenziate da analisi da rete, per capirsi, da internet, ma sono cose che possono effettivamente non esserci, possono essere delle notizie false, vecchie, non si sa, che noi riproponiamo al laboratorio e delle cose che secondo noi vanno approfondite. Andiamo avanti, il laboratorio, il secondo incontro, approfondisce queste cose e arriva a questa tavola finale, dove ci sono nuvole di parole, ossia le parole più espresse, dette, l'elenco aggiustato rispetto a quello della prima tabella della lavagna, l'aggregazione per cose. Andiamo avanti per temi. La stessa faccenda si fa per le risorse, uguale però per le risorse. Stessa cosa, dubbi nostri, ecco. Le cose che vi chiediamo, quelle foto e i testi, vanno infilati, possono essere infilati qua dentro, che arricchiscono appunto le considerazioni. Poi ci sono le foto, questa volta vere, di voi che state lì, in questo caso quelli di Staggia, e c'è la mappa di comunità che è elaborata, che è questa. Ok? Questa è la grafia che abbiamo deciso di utilizzare, che ci sembra piuttosto, insomma, facile nella comprensione, e dove ci sono inserite dentro sia le problematiche sia le risorse del posto. Dopodiché album di foto, vabbè, per far capire più o meno quali sono le cose. Anche in questo caso, se fate le foto, vengono inserite qua dentro, nome e cognome, indicazione, chi siete e quali sono le vostre riflessioni. Andiamo avanti, poi ci sono delle riflessioni nostre, temi presenti su più laboratori e via discorrendo. La seconda parte è le strategie di comunità. Grazie. Adesso abbiamo, scusate, un rapido ma almeno comune conoscenza su questa roba. Siamo tornati alle strategie di comunità. E, con calma, ovviamente, perché abbiamo bisogno di tempo. Intanto Alessandra è velocissima, Erika è velocissima. Per cui... Chi condivide adesso? Ah, ecco qua, perfetto, Erika, benissimo. Ok, quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, perché stiamo facendo, insomma, perché adesso andiamo avanti. L'abbiamo visto prima, queste sono le risorse e questo è quello che è, e questa è
e la tavola della mappa di comunità. Abbiamo finito questo, diciamo, questo primo laboratorio. A questo punto noi passiamo al secondo laboratorio, le strategie di comunità. Allora, qui ci abbiamo tre tipi di attività che vorremmo montare. Sono molto indirizzate, quindi ci abbiamo delle strumentazioni per sostenere lo sviluppo di queste attività. La prima attività è quella della presentazione delle mappe, nel senso ripartiamo sempre da lì. L'abbiamo fatta con i presenti, raduniamo queste, ripresentiamo queste cose e interloquiamo un pochettino con i partecipanti, diciamo per rinfrescare la memoria su quello che è stato fino a quel momento, poco tempo. Poi la seconda parte è la parte più delicata, ma per noi anche più interessante, che è quella di connettere quelle che sono le strategie, le situazioni locali, le azioni locali, a delle situazioni che sono globali. Noi riteniamo che anche il marciapiede, l'individuazione di un marciapiede disastrato, può essere riferito ad un problema complessivo. E per far capire questo meccanismo, per far capire, per ragionarci insieme, abbiamo ipotizzato due passaggi. Un passaggio da 17 a 4, che sono, 17 sono i goal delle Nazioni Unite, a 4 che sono i temi in cui li aggreghiamo, e il passaggio 3, dove li metto, ossia dove metto le azioni che ho individuato all'interno di questi quattro capitoli. E poi adesso scendiamo in dettaglio, adesso vi presento solo il percorso, l'attività 3 che è individuazione della strategia. Adesso chiedere a una persona che non ha fatto pianificazione, che è stata di individuazione di una strategia, non ci è riuscito manco il PNRR a individuare una strategia, per immagine un poraccio qualunque, un poraccio come noi, insomma. Ecco. E quindi bisogna agevolare questa storia. Noi abbiamo pensato di agevolarla in questa maniera, facendo tre passaggi, quali strategie, e le proponiamo noi, come ci rafforziamo e noi le proponiamo, e cosa manca. Nel senso che noi gli diamo un percorso in cui ci sono possibilità di aggiungere, però in realtà c'è un sistema di scelta A e B che facilita l'interlocuzione. Non scherzavo prima sul PNRR, nel senso che il PNRR ha una sua strategia, ma è strategia che vale, che si concretizza in una sola parola, ovvero sia quella di dire: se riusciamo a mettere in moto i soldi e fare tante attività, facciamo occupazione. Che è una strategia interessante, però non è sicuramente una strategia di sistema, è una situazione settoriale, economica. Quindi tutto il sistema avrebbe potuto avere bisogno di altre strategie, per cui non è semplice individuare una strategia complessiva. E quindi bisogna, anche noi siamo limitati, cercare di dare strumentazione alle persone che partecipano per poterla interpretare. Primo incontro, strategia di comunità. Passaggio 1, mappa di comunità. L'abbiamo detto, di questo non ne parliamo. La ripresentiamo. Passaggio 2, da 17 a 4. Ok. Allora, noi sappiamo che ci stanno 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'hanno presentato pure al corso, vi ricordate, chi l'ha fatto, c'è stato un intervento che parlava di queste 17. È un obiettivo globale, questo, ossia, è un obiettivo globale. Noi abbiamo aggregato le strategie, i 17 punti delle Nazioni Unite, su quattro temi: crisi climatica, crisi economica, crisi demografica e crisi emergenziale, inteso in questo terremoti, pandemie, mutamenti climatici. E abbiamo sbiancato, ossia, dove non ci stanno delle temi che sono individuati dalle Nazioni Unite, e abbiamo individuato col bordo più blu dove ci sono sempre gli stessi temi. Per cui, per esempio, la sconfiggere la povertà è presente sicuramente nella crisi economica, crisi climatica, crisi demografica, ma meno nelle crisi emergenziali. Ovviamente c'è presente quasi sempre tutto, perché le cose sono collegate tra di loro, ma abbiamo dato dei livelli differenti. E abbiamo organizzato questi obiettivi in quattro temi, che ci sembravano quelli più interessanti ed emersi. Ok, e questo è il passaggio che abbiamo detto da 17 a 4. Adesso vediamo il terzo passaggio, dove li metto. Andiamo avanti. Quindi noi siamo partiti da queste azioni, no? Che sono, per esempio, sempre Staggia stiamo parlando, o Agri, adesso non so, adesso ho cerchi tutte e due. Soppressione del punto sanitario. Ok, soppressione del punto sanitario è un'azione totalmente locale, no? Nel senso che non c'ho più un presidio sanitario. Però questa cosa può essere collegata ad un'azione globale delle Nazioni Unite. Ammazza, come no? Perché si parla di aumento del benessere delle persone. Il servizio alla salute, si parla di rafforzare rispetto per esempio alle pandemie, e quindi
Questa cosa può essere tranquillamente inserita all'interno di uno di quei quattro capitoli che abbiamo detto prima. Ma questa cosa può essere fatta anche su un marciapiede, come dicevo prima, no? Il marciapiede, in qualche maniera, a parte che fa decoro, fa sì che le persone possano camminare tranquillamente, riduce l'incidentalità, addirittura se c'è gli scivoli facilita pure una pariteticità dell'uso della città da parte anche dei diversamente abili, quindi è un oggetto che poi si può reinserire come lo scarso decoro urbano, pulizia, però la pulizia si parla di rifiuti, quindi sistemi alternativi di utilizzarli e quindi di fatto si unisce alla riduzione del consumo delle merci e quindi rientra all'interno di uno degli obiettivi delle Nazioni Unite. Questa è a che ci serve questa cosa? Ci serve a comprendere insieme il fatto che a livello locale si possono fare tantissime operazioni che però non sono misurate solamente alla questione personale e diretta del problema, ma che essendo collegate direttamente ad una persona poi rientrano all'interno di un percorso, di un capitolo, di un canestro molto più grande in cui l'azione individuale può fare la differenza. Questa è anche una forma di comprensione del fatto che una persona, che ogni azione fatta da una persona non è indifferente né per l'ambiente né per la società. Per cui se io mi prendo una macchina che pesa 2,5 tonnellate, che ha 4.000 di cilindrata, che è gigantesca e me la cambio ogni 3 anni, io non è che mi sto soddisfacendo io, mi sto soddisfacendo sicuramente, ma sto portando un impatto che seppur piccolo può essere in qualche maniera negativo per tutti quanti. Ovviamente c'è chi ne ha necessità e non c'è problema, ma noi si sta parlando di quello che non è necessario, così come di discorso. E quindi riprendiamo i punti che sono emersi e con loro, insieme, nel laboratorio, li attacchiamo all'interno di queste robe. Ovviamente, per esempio, la viabilità carente che è emersa può stare sia nella crisi economica, nella crisi demografica. Non è un problema che siano anche dovunque. L'importante è aumentare la consapevolezza che c'è una diretta connessione tra l'elemento locale e quindi l'azione locale e l'azione globale. Diciamoci una cosa semplice che però è abbastanza comune, insomma, sulla bocca di tutti, la crisi idrica, no? Perfetto. La crisi idrica, uno dice, va bene, come la risolviamo la crisi idrica? Allora, c'è una strategia che dice riduciamo le emissioni e tra qui a 10 anni può essere che l'acqua ricomincia a piovere. E questa è una prima strategia che è molto interessante. Un'altra che dice, sì, ok, facciamo dei bacini a livello locale. Perfetto. Il bacino è molto interessante perché di fatto ci sostiene, nel bacino per l'agricoltura, non bacino idrico di raccolta delle acque, ci sostiene, però forse va collegato al fatto che comunque uno deve interrompere un aumento delle temperature, un mutamento climatico, perché sennò è come fare, come diceva quel signore, andare alla sorgente, alla fontanella con il secchio vuoto, il secchio bucato. Tu puoi aumentare quanto ti pare la portata della fontanella, ma se il secchio è bucato l'acqua va per terra. Quindi noi da una parte dobbiamo fare i bacini perché è un'immediatezza la necessità di acqua, da un'altra parte però bisogna riparare sto secchio, perché sennò noi con i bacini non ce la facciamo. Se per 5, 6 anni, 10 anni, 15 anni ce la facciamo, tra 15 anni se continua a cambiare così il clima non ce la facciamo più, perché sennò non ci sarebbe il Sahara, ci sarebbe un prato fiorito se ci fossero bastassero i bacini d'acqua. Quindi c'è un problema anche di comprendere bene e di collegare questo e quell'altro. Quindi una volta che abbiamo capito questa faccenda, cioè capito perché non è che si capisce, si discute, si parla, si ragiona insieme su questo tema, si va a vedere le strategie di comunità. Passaggio 4, quali strategie? È complesso, come si diceva prima, non è un tema semplice. Allora noi abbiamo ipotizzato, questo lo dobbiamo ancora un po' raffinare, però per esempio di un sistema a scelta A e B. Ovviamente tutte queste cose vanno discusse con le persone, quindi si chiacchiera insieme, non sono le tavole di Mosè, insomma c'è un'interazione su questi temi. Quindi uno che dice, ma che facciamo? Attendiamo l'intervento pubblico o diventiamo attivi nella ricerca delle soluzioni? Questo è già un tipo di strategia, no? Io decido che l'intervento pubblico lo metto in moto, ma che io pure dico qualche cosa. Se no, è una strategia come lo è stata quella dell'attesa del posto di lavoro per 30 anni in Italia meridionale, no? Dove tutti quanti attendevano il posto di lavoro che qualcuno glielo portasse. No? Era una strategia. Adesso, giusta o sbagliata, non vogliamo entrare in quello. È solo per capire che questa è una strategia. Dobbiamo subire
gli errori, per esempio, dell'amministrazione o stimolare le istituzioni competenti? Questa è una strategia. Io sto zitto e dico, sì, sono sempre gli stessi, poi, però cambieranno. O se no, aspetto di votare, poi ti faccio vedere. No, è una strategia anche quella. O se no dire, vabbè, forse bisogna andare a bussare alla porta e dire, guarda, fare qualche cosa. È una strategia. Che forse per coloro i quali stanno già nei movimenti, nelle associazioni, è un fatto, un pane quotidiano. Per coloro i quali, visto che ci rivolgiamo anche a persone che non sono vicine a noi, insomma, si stanno avvicinando, è una scelta. E per cui è giusto... Possiamo fare da soli o cercare alleati? Ossia, io ho intenzione di fare una cosa, la faccio da me perché è mio, o se no cerco di capire chi mi può dare una mano. Ossia, stabilisco prima la cosa e poi cerco alleati. E mi alleo con tutti o scelgo gli alleati? Quali sono i criteri di scelta? E va bene, essere un oggetto di interesse degli altri o essere un oggetto protagonista, puntare al PIL o puntare al benessere? E ce ne possono essere delle altre. In questa forma noi... Cioè facciamo delle scelte, diciamo, orientate da tutti i presenti rispetto a quelli che possono essere dei caratteri delle strategie che noi andiamo a implementare. Per cui questi punti di fatto poi diventeranno un elemento di scelta e quindi un elemento di una scelta strategica. E questo è un primo passaggio. Poi che ci abbiamo? Mi sono scordato. Ok. Come ci rafforziamo? Cioè, quali sono gli elementi che rafforzano? E qui anche qua stiamo lavorando, insomma, però è per capire le domande che si fa. Ci rafforziamo come comunità? Cambiando i comportamenti individuali? Sì, può essere, no? Lavorando sulla microeconomia in maniera tale da aumentare la nostra capacità di reazione anche a livello economico rispetto a un contesto esterno, no? Immaginatevi che differenza c'è tra avere una fabbrica, e questo aiuto lo stiamo vedendo anche adesso, dei 200 operai che sta in un piccolo paese, questa è la fabbrica di una multinazionale che ce n'è altre 52, a un certo punto le chiude, o avere un paese in cui ci sono diciamo 30 operatori differenti in cui si aggregano 5 persone. Per farli fallire tutti, su temi differenti, per farli fallire tutti ci vuole insomma una crisi di quelle profonde. Quindi la capacità di reazione da parte di una comunità che è soggetta, diciamo, è oggetto di interesse o è soggetta a investimenti unitari, unici, monoinvestimenti, è più complicata. E così come è stato in tutti i paesi che noi abbiamo visto, anche in quelli in via di sviluppo, la monoproduzione, no? Se tu fai solamente una cosa, la canna da zucchero a Cuba, i gamberetti nelle foreste dell'ex foresta di mangrovia dell'Indonesia, dell'Indocina, è tutta roba che nel momento in cui poi il compratore di questa roba ti cambia i prezzi, tu butti a terra un'economia che acchiappa milioni di persone. Ok, il volontariato, a mappe, il volontariato può essere una scelta che rafforza le comunità, ce l'abbiamo visto. I gruppi di acquisto per avere dei risparmi energetici, le reti di controllo, sia i cittadini che fanno delle reti di controllo per capire che sta succedendo, per avere degli indicatori, eccetera, eccetera. Quindi oltre a quelle scelte, diciamo, binarie A e B che abbiamo fatto prima, utilizzando un termine che ha anche molti altri significati, e forse più significativi, noi aggiungiamo pure questo qua del come ci rafforziamo. E poi andiamo al passaggio 6, che sarebbe cosa manca, anche questo in fase di approfondimento. Per esempio, nella crisi climatica abbiamo affrontato tutto, abbiamo affrontato la forestazione, la raccolta dell'acqua piovana, l'efficientamento delle abitazioni, è emerso tutto e qui ritorniamo di nuovo alle problematiche e alle risorse. Se facciamo un riassunto, no? Di quello, e potrebbe non essere uscito perché non è uscito, ok, il nostro laboratorio non è interessato a quello, però può essere anche un momento di ragionamento, cosa che è emersa molto spesso già nel secondo incontro. E tra l'altro su questo vi volevo evidenziare, noi abbiamo fatto un incontro molto interessante a Licata come secondo incontro, però avviene spesso che le persone che partecipano ai laboratori o danno per scontato o si vogliono dimenticare di alcuni problemi che possono essere importanti. Per esempio a Staggia, noi abbiamo parlato per tante ore con loro, e dentro il paese di Staggia passa la Cassia, che è la strada che unisce Siena e Firenze. In questo momento stanno costruendo una superstrada, e quando parlo di in questo momento sto parlando di 25 anni circa che stanno costruendo questa superstrada, e la Cassia ha due corsie, passa nel paese
E passano i tir dentro queste due corsie strette, non quindi da 4,50 m, quelli da 2,50 m, 3 m. E la gente non riesce neanche a aprire le finestre di casa, perché passano questi tir all'altezza del secondo piano, perché se è il primo piano. Questa roba non è emersa. Non è emersa perché? Perché si dà per scontato? Perché è crollato un ponte per cui negli ultimi 6 mesi le macchine non passano più dal centro? Poi quando gli abbiamo detto, ma scusate, ma non c'è... E lì si sono scatenati, come a Licata, vi citavo, che è stata ancora più interessante. Immaginate che cioè, a Licata è un gruppo molto, molto, molto bravo, quindi gente che persone molto interattive, e a un certo punto, alla fine di sta roba, vedendo una fotografia o ragionando su una cosa, ci siamo accorti che l'acqua a Licata non c'è. Nel senso, non c'è l'acqua potabile, non c'è l'acqua del rubinetto. Per molti mesi, per tutto l'anno la fanno a settimana, ossia a giorno, un giorno uno, un giorno l'altro. C'hanno tutti i cassoni privati, propri, e per di più questi cassoni sono alimentati per buona parte da acqua privata, acqua non, e che Licata ha avuto la partecipazione al referendum sull'acqua pubblica, quello di qualche anno fa, del 90% della popolazione. E questo tema non era emerso. Perché? Perché si dà per scontato? Perché uno non ne vuole parlare? Non lo so, sono tanti gli elementi. Per cui questi momenti finali di riepilogo servono anche a suscitare dei ragionamenti che forse non si sono sentiti, forse non ritenevano essere adeguati al nostro elaborato. E quindi alla fine si dice, oh, ma abbiamo trattato proprio tutto, ragazzi, siamo certi che abbiamo affrontato tutto? Crisi climatica, vai. La stessa cosa per la crisi demografica, la crisi economica, ovviamente l'assistenza degli anziani è uscito quasi da tutte le parti, però uno le rirammenta, no? E crisi emergenziale. Questo è quanto noi abbiamo ipotizzato per fare nel secondo laboratorio, che è quello finalizzato appunto alla costruzione delle strategie di comunità. Io mi azzitto un attimo, se vogliamo fare un giro, se Ramiro vuol dire delle cose, se no facciamo... Guarda, velocissimo, solo una cosa che prima non ho sottolineato debitamente, nel senso che ci siamo detti che è opportuno che ognuno porti i propri contributi, per cui se ci sono anche degli appunti sintetici che avete preso durante la riunione, eccetera, possono essere utili. Questo lo sottolineiamo anche perché la parte di sintesi che è stata realizzata sui cartelli talvolta è molto sintetica, più che sintesi è ermetica. E questo significa che è complesso trarre, lo dico adesso perché Adriano ha sottolineato come alcuni aspetti non siano emersi per altri versi, ma l'approfondimento, diciamo in qualche modo, la lettura più articolata del punto di sintesi che noi tracciamo è dato al fatto che magari aggiungiamo altre due paroline che però significhino in maniera più chiara quello che abbiamo trascritto. Perché lì per lì ce lo ricordiamo, cioè sappiamo perché abbiamo scritto quella cosa. Passa un mese e quella cosa diventa meno comprensibile, meno chiara nel dettaglio che volevamo attribuirgli. Per cui il percorso che stiamo comunemente facendo insieme, ad esempio con il secondo appuntamento per le mappe di comunità, ha rappresentato anche una fase di recupero e approfondimento giusto appunto di quegli appunti proprio per meglio comprenderli. Quindi c'è stata una crasi tra chi ha partecipato direttamente in modo più tangibile, ha potuto osservare, ascoltare e quindi declinare quelle segnalazioni, quelle indicazioni che sono state date dai cittadini in presenza e quanto chi, in primis ad esempio Adriano, naturalmente le leggeva, tra virgolette, per la prima volta e quindi naturalmente spontaneamente chiedeva quali fossero gli elementi che in qualche modo volessero completare il senso di quello che abbiamo appuntato. Questo lo sottolineo banalmente perché crediamo faccia parte in modo significativo del percorso di formazione che stiamo facendo insieme, ossia di come meglio declinare quello che emerge durante il laboratorio e metterlo a patrimonio comune. Okay. Grazie Rani. Vogliamo, ci dite un po' di pensieri, di riflessioni su quello che avete visto? Così scambiamo due parole su questa roba e saremo contenti. Anche dubbi, allucinazione. Sì. Sara, che ne pensi? Che cosa vedi?
A me piace molto il lavoro delle infografiche. Penso che l'infografica sia proprio il modo di comunicare del futuro. In una generazione, ma anche in un periodo che è così votato all'immagine, l'infografica ti dà immediatamente la sensazione del dato, più di un elenco. E anche, cioè, io stavo guardando, insomma, il documento che ci ha proiettato tu. Arrivato al primo step, erano già 50 pagine. Cioè, io dicevo, accidenti, sono riusciti a compilare 50 pagine tra infografiche, schemi, però alla fine era tutto molto più ricco e molto più chiaro di un racconto o di uno scritto. Quindi veramente è una tipologia di rappresentazione di ciò che poi è successo in 2 ore, o poco più, insomma, 4 ore nel caso di due primi incontri. Però ti dà veramente la ricchezza di tutto quello che è emerso, che non è così chiaro per chi fa questo tipo di riunioni, forse. Mentre invece 50 pagine sul primo incontro, uno dice, accidenti, abbiamo fatto tante cose, sembravano solo 2 ore di chiacchierata, invece c'è tanto in quelle 2 ore di chiacchierata. Quindi mi piace molto come grazie, tipologia Sasha. Di lavoro. Questo che dici te è molto importante, perché poi è quello su cui ci stiamo formando insieme, nel senso che dalle parole delle persone si possono trarre tante considerazioni, per questo è importante l'ascolto, e si possono dare poi tante interpretazioni di quello che vengono date, per cui anche se noi abbiamo fatto praticamente solo 2 ore e mezza, 2 ore, forse una cosa di questo genere, di fatto, tra gli stati d'animo, le sensazioni, le cose, i ragionamenti, senza modificare quello che è stato detto, se ne possono fare tanti. Ed è la stessa cosa che noi faremo nel secondo incontro, dove approfondiamo queste cose, e poi che faremo nelle strategie. Perché immaginiamoci sempre che questo percorso che noi stiamo facendo è anche un percorso nostro di crescita rispetto a con chi parliamo, no? E quindi anche a fornire a noi stessi le chiavi elaborative. Anche poi la mappa di comunità, la grafica della mappa di comunità, che è un disegno e non necessariamente una fotografia, i font usati, cioè dà proprio una bella sensazione, mi è piaciuto molto. Questo è un'altra cosa sempre nel percorso formativo, cioè noi abbiamo nel nostro gruppo, insomma, c'erano delle persone che sono molto predisposte, Gisella è una maestra di in questo lavoro, quindi non è detto che in tutti i gruppi ci siano, quindi quando uno fa poi dopo partecipazione, però sapere che c'è una forma di restituzione grafica che può facilitare, perché noi cerchiamo di fare delle cose che non siano gratuite, no? Nel senso, a me piace, è bello, a colore, ma cerchiamo di trovare delle soluzioni che possano facilitare la decodificazione, perché le planimetrie non sono leggibili da tutti, ossia non tutti sanno leggere una pianta, no? E manco c'è niente di male, io non so capire quando uno c'ha un'intossicazione alimentare e quell'altro non sa capire come è normale, però aiutare a capire queste cose è importante, insomma, è una buona chiave di volta, perché semplifica, noi dobbiamo trovare delle modalità di semplificazione, che poi è quello che alla fine di questo percorso sicuramente non tutti ci avranno le stesse capacità e competenze che ci abbiamo noi, ma questo si capisce, però avere la sensazione di poterlo fare è importante, perché questo è un meccanismo che noi riteniamo essere diciamo replicabile, no? Nel senso che si può fare anche altrove. Anche le due lavagne, una rossa e una verde, e poi la forma della lavagna con i punti che è esattamente quello che abbiamo fatto durante l'incontro, quindi alla fine non è niente di nuovo, però visto in un opuscolo dà veramente il senso di ciò che si è fatto, quindi sì. Mariangela, dici qualche cosa, dai. Eccomi qua, io vi stavo ascoltando con piacere e devo dire che mi accodo a quanto avete appena detto, perché questo è proprio il mio modo di studiare in generale. Pensate che io ho riassunto il mio testo di diritto di procedura penale tutto schematizzato, quindi un po' come fate voi, ce l'ho appeso in camera in un poster praticamente, quindi anche a me piace tanto, ecco, poi avere in qualche modo l'argomentazione in mano, mi sembra di averla in tasca.
Quindi andare sì, a racchiudere il tutto riassumendo ecco, attraverso schemi, disegni, immagini, in modo da poter stimolare anche proprio la memoria fotografica, quindi andare ad accendere ecco, queste varie spie della nostra mente. Quindi sì, complimenti per il metodo utilizzato, dà sicuramente un grande input. Per quanto concerne il resto, beh, devo dire di essere molto soddisfatta, perché comunque in prima fase c'è stata una bella risposta da parte della città di Acri, in quanto appunto c'è stata la curiosità proprio di capire quale fosse questa organizzazione che avesse questa volontà di andare a smuovere quelle che sono le peculiarità, ma specialmente i contro della realtà che ci circonda. Questo perché? Perché spesso appunto i luoghi in cui viviamo sono belli ma abbandonati sotto certi aspetti. Quindi proprio il fatto di sapere che esiste un'organizzazione che lavora per questi scopi, insomma, è lodevole, quindi ha fatto sì che parte della cittadinanza si smuovesse. Quindi molto molto soddisfatta. Abbiamo anche noi, diciamo, dato atto al fatto che ci sia stato un secondo step, quindi un prosieguo rispetto alla prima fase. E niente, restiamo in attesa appunto di sviluppare i punti prossimi sulla base del lavoro fatto finora. Ok, Mariangela, tu hai segnalato un altro elemento di grande importanza che volevo evidenziare, e che è quello che noi nel nostro, diciamo, documento dobbiamo fare in maniera tale che sia ripercorribile tutto il percorso che stiamo facendo. Perché questo? Perché di fatto una persona che dice una cosa, in qualche forma, nel primo laboratorio, deve riuscire a comprendere, avere la consapevolezza che questa cosa ha poi partecipato ai successivi incontri e che la può rileggere all'interno del piano che andremo a fare. Questo connette la parola detta, insomma, anche un po', diciamo, il marciapiede, parlando di una cosa semplice, insomma, così, lo connette poi ad una scelta di pianificazione, e quindi la persona sente, capisce, che in realtà il piano è derivato dalle sue indicazioni, anche derivato dalle sue indicazioni. E quindi si comprende la stretta relazione tra una sensazione personale, il marciapiede rotto e cinciampico, con delle scelte comuni che poi riguardano anche lui stesso. Questo è fondamentale, perché il percorso spessissimo nelle pianificazioni, nelle scelte, a un certo punto si mappa tutto ed esce fuori una decisione in cui uno non riesce a capire, perché spesso non manco non riuscito a farlo, la sua partecipazione. Invece per noi è fondamentale, ed è per questo che poi non andiamo subito alla sintesi, ma facciamo vedere tutto il percorso di andare avanti, indietro, di controllare, perché il nostro amico Gennaro, che ha partecipato ad una cosa, deve in qualche maniera avere testimonianza che le sue parole, le sue ragionamenti siano state parte fondante delle esatto, sì, infatti il bello è proprio il fatto che ognuno lascia traccia tangibile di sé, e poi si vede, perché la strada che stiamo tracciando è formata proprio tassello dopo tassello dalle opinioni e dalle idee di ognuno, e quindi è proprio questo ecco che va a valorizzare il progetto sicuramente. E poi un'altra cosa, esattamente quello che dici te, è che sì, è una cosa che garantisce molto tutti quanti, è il fatto che l'azione del gruppo di lavoro, e quindi anche l'azione nostra come attivatori e gruppo di lavoro, non è quella di indirizzare, cambiare, ma è quella di proporre dei temi di ragionamento, no? Per cui certo, io ti propongo una questione, io collegata abbiamo proposto, detto, ma non c'avete l'acqua? A quel punto si sono scatenati ed è diventato uno dei problemi prioritari, capito? Però se loro avessero detto, non ci sarebbe stato come problema prioritario, perché noi certo, non forziamo la mano, no? Mettiamo sul tavolo degli argomenti di ragionamento. E l'ultima parte infatti il fatto proprio di essere ascoltati e non essere meri ascoltatori sicuramente stimola la persona a rapportarsi con l'altro. Quindi, infatti l'ultima slide, l'ultima immagine che abbiamo fatto è solamente un riassunto finale, in cui non diciamo non abbiamo parlato delle vasche d'acqua, dei mutamenti climatici. Diciamo, siamo sicuri di aver parlato di tutto? Mutamenti climatici, ok, quell'altro siamo accorti, i servizi a posto, i vecchietti li abbiamo sistemati? Se uno dice sì, ci siamo scordati i vecchietti, allora tutti a lavorare sui vecchietti. Certo, e anche questo vostro atteggiamento di apertura e non di chiusura va ad aprire un mondo, cioè okay, così che insomma si possa proseguire sempre per il meglio, sicuramente.
Va bene, Mariana. Grazie. Leo, ci vuoi dire qualche cosa? Grazie a te, cara. Concordo pienamente con quello che ha detto Mariangelo, perché questo è un work in progress in cui ci stiamo arricchendo tutti, per cui, come dire, riusciamo anche a capire come queste comunità possono essere implementate e possono essere fatte lievitare, perché questo passaggio che abbiamo fatto fino adesso è una lievitazione di queste comunità che sono in nuncio ancora. La cosa che dicevamo, che dicevi, diceva poco fa, il discorso di arricchire il percorso che abbiamo fatto. Io credo che, te lo chiedevo anche nella secondo passaggio, se noi faremo sicuramente un incontro con te, ne parliamo adesso con calma con Mariangela e con Alessandro, per vedere quando ci possiamo rivedere per migliorare quell'approccio, per tirare fuori l'acqua che magari non siamo riusciti a sottolineare negli incontri che si sono fatti precedentemente. Questo per arricchire il paniere delle risorse e delle debolezze. Sulla questione della strategia, a me è veramente interessante la strategia che state attuando per creare queste strategie di comunità, perché insomma è una sfida e va fatta insieme alle persone che vivono quelle realtà, quindi anche su quello praticamente c'è da lavorare. No, io sono soddisfatto per come stanno andando le cose da noi, come diceva giustamente Mariangela. Credo che per noi uno dei problemi è quello di allargare la platea rispetto a queste tematiche, a questa metodologia che stiamo sperimentando, perché questo ci permette poi di arricchire meglio. Faremo le foto, adesso poi vediamo con Maria disponibile, perché siamo d'accordo su questo, perché no, perché noi l'abbiamo fatto, poi quando abbiamo fatto l'incontro ci siamo andati a fare una passeggiata per Agri. Io la conosco anche, ma non la conoscevo come me l'hanno fatta vedere poi quelle che hanno partecipato all'incontro. Per cui sì, è bello, secondo me, fare le foto sia sulle risorse, sia sulle debolezze è importante, perché arricchisce il coso, il vostro progetto. Secondo me noi possiamo essere per il momento sicuramente soddisfatti. Poi... Va bene, poi intanto ti ringrazio, poi andiamo avanti e vediamo. Va bene. Comunque vediamo adesso ci sentiamo con gli altri e vediamo poi di come se riusciamo a fare questo incontro. Poi l'ultima data che ci date per questo incontro, quale potrebbe essere? Così per capire. No, ma questo ragazzi, quando questi perché noi siamo adesso io vi parlo dal mare e loro sono lì, per cui abbiamo dei problemi. Leonardo, non c'è problema, questo incontro aggiuntivo, per capirsi, lo scegliamo quando volete voi, non ha scadenze, insomma, per capirsi, quindi lo possiamo fare con calma a settembre, quando volete. Noi dobbiamo, la nostra scelta, ma è una scelta spero logica, se perlomeno sono le nostre logiche, è che non dobbiamo stringere troppi tempi. I tempi devono stringere per la convenzione, perché abbiamo già chiesto una proroga dei 6 mesi, per cui più di quello poi insomma è difficile poi ragionare col Ministero. È un progetto finanziato. Per cui bisogna... Però noi non abbiamo limiti alla nostra crescita comune, per cui possiamo andare anche più lenti, possiamo sforare e continuare dopo. E quindi quando è matura la questione, quando vi sentite, quando c'è tempo, quando ci avete modo, ci vediamo. Non abbiamo necessità di stringere su queste cose, su quelle altre sì, ma insomma perché dobbiamo rispondere alla convenzione. Perfetto, okay. Va bene. Facciamo sapere, ti interromperemo le tue vacanze. Ma grazie, sei molto gentile. Antonio, ci vuoi dire qualche cosa di bello? No, mi è piaciuto quello che ho sentito e vorrei fare una domanda. Sì, nel fine i cittadini... c'è qualcosa da stampare per lasciare a loro o no? Di stampate, hai capito, Adriano? Sì, io chiedo sempre a Antonio di parlare, perché Antonio ha una cadenza e un modo di parlare affascinantissimo, proprio della sua origine. Scusate. No, che scherzo.
Non ti scusiamo per niente, ci fa piacere, è differente la cosa. E quindi mi fa sempre molto piacere sentirlo con questa sua cadenza veramente poetica e musicale. Non è una critica, è assolutamente un complimento, Antonio. E sì, noi abbiamo predisposto dei materiali che possono essere dati all'inizio, che sono la scheda, un ragionamento che è un'intervista. C'è alcuni materiali che sono quelli che descrivono il laboratorio, quello che descrive il progetto. Casomai adesso Alessandra te le manda, forse, o forse gliela abbiamo già mandate, no, quindi gliele mandiamo a Antonio. E poi se tu ritieni, Antonio, che ci sia bisogno di una maggiore di altri materiali da poter consegnare, non ci sono problemi, noi li possiamo predisporre. Possiamo per esempio dare già, visto che siamo, che tu lo farei il 30, allora Antonio, forse voi non lo conoscete, ma è una persona che ci sta dando una grande mano perché è subentrata in corsa in questa faccenda, perché il nostro Walter ha avuto, che era la persona, il referente del progetto, ha avuto problemi di salute e quindi cosa di cui ci dispiace molto. E quindi Antonio ci sta dando una mano saltando sul treno in corsa, nel senso che non ha partecipato alle fasi iniziali, per cui lo ringraziamo doppiamente. E dato che lui farà quasi per ultimo il primo incontro, ovviamente motivato appunto da questa ragione, quindi volendo, Antonio, noi possiamo anche dare la soluzione finale, in modo che loro sanno, per esempio, del primo laboratorio, con le già composte, quelli che abbiamo fatto vedere prima, i pallini, le cose, in maniera tale che le persone che partecipano possono già sapere da prima dove andranno a finire i loro contributi. Se questo, secondo te, ti aiuta, ti fa piacere, ti è un elemento, quello... Sì, okay. È importante. Allora questo lo possiamo fare, supponendo che tutti gli altri laboratori non lo sapevano, però va bene, non c'è problema, nel senso che tutti gli altri hanno giocato con le carte coperte, no? Adesso le stiamo aprendo adesso le carte, mano a mano. Perché... Adriano, io credo che, almeno insomma, avendo parlato qualche volta con Antonio, diciamo che Trento non è una piazza facilissima dal punto di vista della partecipazione, se per così ho compreso, ma se si usano le leve giuste, invece, diciamo che il risultato possibile potenzialmente è alto, insomma. Quindi credo che lui chiedesse se in qualche misura alla fine della fiera, questo lo dico tra di noi, non so se Antonio mi comprende, però verrà realizzato un prodotto accessibile ai cittadini. Io credo che questo, non perché gli serva oggi, ma gli serve nell'interlocuzione per dire questa cosa va a parare lì. Allora, se gli serve oggi per fare chiarezza con le persone che invita, ci sono già dei materiali già predisposti e possiamo predisporre questi materiali che fanno capire dove finisce il primo laboratorio. Quindi loro hanno il programma, diciamo, prendiamo ostaggio che è finito e te lo diamo in fotocopia, quindi lo puoi far vedere, o PDF, o quello che vuoi. Quello che dice Raniero è un ulteriore... Se è quello che dice Raniero, invece noi abbiamo come prodotto finale un documento che è composto da questi tre capitoli, uno sulle mappe di comunità, uno sulle strategie e uno sul piano, che sarà pronto nella sua fase finale, perché noi poi andiamo avanti e indietro, per cui ci sono delle volte che torneremo indietro anche a sistemare qualche cosa, sempre d'accordo con chi partecipa ai laboratori, a sistemare qualcosa che abbiamo fatto nel primo capitolo, nel primo laboratorio. E questo sarà pronto, secondo me, non prima di primavera di quest'altro anno, perché il piano di comunità incomincerà a dicembre e si concluderà, immagino, 3 mesi ci vorranno sicuro, insomma, per cui non, prima di quella data non abbiamo nulla da poter consegnare come prodotto finito. Prodotti intermedi che servono per sensibilizzare, per avere cose, sì, le troviamo insieme, ce lo dici, facciamo un ragionamento e lo facciamo. Io credo che sia funzionale per lui perché sta facendo un grandissimo lavoro di interlocuzione con vari attori, okay. E quindi ovviamente è uno strumento perlomeno da citare che lo può aiutare. Va bene, allora te le predisponiamo e te le diamo. Ok, grazie Antonio, grazie tanto. Sì, grazie. Allora, volevo ricordarvi che il prossimo, poi chiedo di parlare se vuole Lucia Viti che sta lì, eccola là, se vuoi dire qualche parola Lucia. Volevo ricordarvi solamente una cosa, che la prossima coppia, cioè il laboratorio che si articola in due incontri, il primo e il secondo, il laboratorio delle strategie, seguirà lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nel primo, quindi il primo incontro sarà in presenza, il secondo incontro sarà da remoto.
adesso stiamo costruendo un calendario di queste cose in cui noi vi proponiamo delle date, perché dobbiamo in qualche maniera facilitare anche il tour di Raniero, perché che non sarà l'unico, perché in questo secondo giro si muoverà sicuramente anche Viola e si muoverà forse anche Erika, dipende da alcune cose, perché sennò non ce la facciamo a farlo nei tempi non ce la faccia uscirne proprio vivo, ecco. E cerchiamo di aggregare un pochettino per territori, perché lui questa volta si è trovato ad andare, che ne so, dal Piemonte alla Puglia da un giorno all'altro, non guidando la macchina, usando solo mezzi pubblici, tra treni e cose, insomma, l'abbiamo quasi sfrantumato. Per cui la conservazione della specie Maggini è uno dei nostri obiettivi di quest'altro giro di incontri. Quindi noi vi predisponiamo un calendario che stiamo già attivando, voi lo controllate, vedete se funziona, se, dato che abbiamo 60 giorni, perché si parte a settembre, quindi abbiamo il tempo poi di comunicarlo in giro. E questo dovrebbe essere pronto, diciamo, la prossima settimana, però ve lo mandiamo. Che è sia la prima data sia la seconda, in modo tale che facciamo, quando voi chiamate le persone, dice guarda, la prima è oggi, la seconda è fra 20 giorni. E cerchiamo di mettere prima e seconda a una distanza di 20-25 giorni una dall'altra, non di più, in maniera tale da rimanere un po' compatti sui tempi e anche per le persone che in qualche modo sanno che c'è una restituzione dopo una ventina di giorni. Ok, Lucia, raccontaci tutto, ci abbiamo ancora 15 minuti, pensa, 14. Wow! Allora, no, una domanda per Raniero quando ha sottolineato il fatto di rendere quello che viene fuori appunto dagli incontri e dagli laboratori, declinarlo e quindi poi metterlo a patrimonio di tutti. Cioè, intendevi le varie impressioni che vengono captate, cose che vengono dette magari in un secondo momento a riunione chiusa oppure ancora prima di aprirla, quando ancora non siamo focalizzati sui punti, insomma, non seguiamo pedissequamente i punti e la scaletta dell'incontro, oppure al verbale, perché ad esempio io alla prima riunione, io proprio personalmente, nel nostro gruppo di Perugia, ho fatto un verbale lunghissimo, però dove ho scritto proprio tutto, perché non volevo tralasciare nulla. Quindi probabilmente l'ho anche scritto in maniera quasi da prima elementare, ma proprio per essere... Allora, la prima considerazione, Lucia, per risponderti è banalmente questo, che poi adesso che lo dici lo rammento, scusate, ma proprio in considerazione di quanto diceva Adriano, avendo girato rapidamente per 15 regioni in tempi molto stretti, non è che poi la memoria sia proprio puntuale. Però non mi ricordo, l'hai condiviso ad esempio con Alessandra quel verbale? Sì, confermo. Okay, perfetto, questa era una prima domanda perché non me lo ricordavo. E comunque no, quello che io intendevo era abbastanza semplice, nel senso che potrei ritornare su ormai l'esempio d'eccellenza, i marciapiedi. Sui marciapiedi intendiamo una questione ad esempio banalmente gestionale di manutenzione. Intendiamo che sia il frutto di un'alterazione nel rapporto con l'amministrazione, c'è una forma di vandalismo, adesso sto dicendo delle cose, però voglio dire, è per meglio declinare quello che si sta dicendo, perché adesso se restiamo sull'esempio ovviamente puntuale del marciapiede, magari la restituzione non viene semplicissima, però ci sono talune circostanze, soprattutto se legate strettamente alla realtà del posto, che magari possono far emergere un dettaglio particolare. Ad esempio, che posso dirti, nelle zone terremotate c'è il caso di Camerino, c'è la difficoltà da parte dei bambini che sono ovviamente diciamo stati allontanati dal centro, che è ancora zona rossa, ancora tutta in fase di ricostruzione, e quindi non l'hanno mai vissuto, perché ovviamente non ne hanno memoria, magari c'erano 3-4 anni, e quindi oggi quello è un luogo che per loro non esiste, il che significa che domani, nella speranza che possano ritornare nel centro, ci possa essere una fase di conoscenza, di acquisizione. Però questo è un tema da prendere in considerazione, altrimenti quello è un luogo che a loro non appartiene.
Allora, io adesso non ti so dire come sintetizzare questo discorso complessissimo che ti sto facendo, però se tu dici semplicemente bambini di centro storico, voglio dire, valla a capire che c'è dietro sto mondo, allora forse bisogna accennare delocalizzazione, capito? Banalmente, in qualche modo, quel in più che permette in effetti di focalizzare bene il fenomeno che c'è dietro. Comunque, Lucia, questo anche per... Anche perché per sottolineare questo, questa cosa che ha detto Rani, supponi che non tutti hanno fatto dei verbali come quello che hai fatto te, per cui noi dal tuo verbale adesso estrapoleremo pure qualche cosa, nel senso mi spiego, perché però in maniera diffusa non c'è stata una verbalizzazione così puntuale. E questo è stato anche per noi un problema perché non tutte le connessioni erano adeguate, insomma, per cui c'erano dei posti in cui non siamo riusciti manco a sentire. Questo ce l'avete infatti. E quindi noi abbiamo l'unico verbale che c'è di fatto per tutti è quello, il verbale, l'unica nota, appunti, fatte tutte è quello di Raniero. Che è importante che stiamo, adesso Raniero ci sta mettendo a disposizione, però se abbiamo anche altre voci, in particolar modo vostre, degli attivatori, questo si arricchisce molto perché non vorremmo fare le nostre considerazioni, perché diciamo noi nell'elaborazione siamo sempre i fluidificatori. Se le osservazioni le fate voi come attivatori e quindi come parte del laboratorio, parte privilegiata del laboratorio, hanno più valore, insomma, ecco, per l'esito di questa cosa. Per cui se ci avete delle note che se sono, questo lo dico a tutti, che sono come Lucia, che sono proprio dei verbali, bellissimo, mandateci. Se non ce l'avete verbali, fate questi approfondimenti, queste considerazioni che volete voi, che vi interessano, anche per pochi punti, nell'ottica che ha detto Raniero, perché ci sono delle frasi che sono scritte che rappresentano un mondo dietro e che alcune considerazioni sono state anche fatte che però poi non vengono evidenziate dall'elenco, perché quello poi è un elenco alla fine. E per cui noi possiamo dedicare una o due pagine di questo fascicolo che stiamo facendo riprendendo dei temi che sono emersi, ma sono emersi più complessi di come sono stati rappresentati. Scusami Adriano, quindi gli stiamo dicendo ovviamente un contributo anche ex post, nel senso che se gli appunti non li hanno presi in quella fase, ma loro hanno memoria forte di alcune questioni che li hanno colpiti, eccetera, se ce li trasferite a noi fa piacere, perché ovviamente arricchisce il tutto. Insomma. Questa cosa può essere anche sostituita dalle foto commentate, volendo, non so se mi spiego, però ricordandosi sempre che se la foto, dividendo la foto commentata da voi e dalla cosa che è emersa nel laboratorio, per cui se uno a un certo punto nel laboratorio è emerso il bambino nel centro storico, per capirsi, allora uno fa la foto, è emersa e sappiamo, e dice che è emersa nel laboratorio. Se uno invece cammina per il centro storico e vede un'altra cosa che non è emersa ma che la vede lui, ci dice che l'ha detto lui, differenziando quindi la vostra particolare sensazione o l'individuazione di un problema fatto da voi da un problema che invece è emerso già all'interno del laboratorio. Nessuno delle due è più dell'altro, però sono due elementi, due modalità differenti che vanno evidenziate. Mi sono spiegato? Sì, perché in effetti ad esempio all'interno del nostro gruppo ci sono figure diverse e siccome appunto noi chiediamo proprio, come ci avete sempre ripetuto, giustamente, l'impressione, l'apporto di ognuno di loro come cittadino, se, che ne so, il fiume che non viene curato, eccetera, gli argini del fiume, l'architetta lo vede come una potenzialità e come uno spreco d'acqua e come eccetera, eccetera, la mamma di una ragazzina di 15 anni che abita lì vicino la vede come una cosa estremamente pericolosa. Certo. E quindi... E questo è molto interessante. Allora, se tu c'hai questa roba, questo dibattito, questo ragionamento è emerso in sede plenaria? No, infatti, infatti era emerso, però forse, ecco, adesso noi perché abbiamo fatto anche il secondo incontro e questo verbale, diciamo, ci siamo ripromesse di farlo e non sarò io a farlo questa volta personalmente, però ecco, era per capire se come avevamo lavorato fino adesso avevamo lavorato. No, va bene, anche questo è un elemento di riflessione, capito? Nel senso che casomai nella sintesi non c'è,
ma che in realtà c'è stato. Quindi questo arricchisce le cose. L'importante è dividere se le considerazioni che uno fa sono riferite a quello che è emerso all'interno del laboratorio o sono proprie sue personali. A noi in questo momento ci interessano quelle che sono emerse all'interno del laboratorio, come stai dicendo te. Se poi uno ce l'ha delle altre personali, ci interessano anche quelle, no? Nel senso che possono essere dei fattori aggiuntivi che poi andremo a ritrattare nel laboratorio fra qualche volta, perché uno dice, ragazzi, ma vi siete ricordati che c'era quella cosa? Perché Lucia ci ha segnalato sta roba, perché voi non ne avete parlato? No? E quindi lo riportiamo all'interno. Eh? Perché sennò poi... Adriano, in particolare per Lucia, a me consta ricordare che Lucia c'è debitrice di almeno un contributo di 500 battute sugli Etruschi a Ponte San Giovanni. Sugli Etruschi? Sì, diciamo che questo... Lei l'ha capito, lo sa di che cosa stiamo parlando. Maledetta me, mi viene da dire. E oltre che agli Etruschi. Perché... Vabbè. Lo farò, guarda, sì, c'è l'estate, il caldo, dobbiamo stare in casa, quindi va bene. Va bene, ragazzi. Allora, ci sono altri interventi, altre riflessioni? Beh, allora io fa sempre tanto piacere, non è finto, insomma, è vero, incontrarvi e sentirvi. Ci sentiamo intanto prossimamente, come si dice, aspettiamo vostre segnalazioni, e queste cose, riassumiamo rapidissimamente, noi abbiamo un altro incontro tra di noi, sempre volto all'organizzazione delle strategie, riceverete un calendario sulla quale noi abbiamo ipotizzato delle date e le verificate, se vanno bene ci fate sapere, dovrebbe essere pronto alla fine della prossima settimana, attendiamo da voi appunti e fotografie commentate molto semplicemente, tranquilli e via discorrendo. Se avete gli appunti invece più strutturati, benissimo, ci mandate anche gli appunti più strutturati. Se vogliamo organizzare poi degli ulteriori incontri, questo a settembre, con calma, senza pressione, di approfondimento e di ragionamento insieme, noi saremo molto contenti con la clausola di non andare sugli orari serali, perché ce l'abbiamo tutti occupati. Dopodiché ci salutiamo. Ci auguriamo buona estate, insomma, il prossimo mese e mezzo. Vi diamo tanti baci. Grazie, Adriano. Ciao.